fa notturna trasformarsi nella città dei profumi, dei colori e della bellezza. Tra conferme e novità, il prossimo fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26, i giardini del Pincio accoglieranno una ventina di espositori per la mostra mercato, diventata ormai un tradizionale appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale. Per l'accesso non servirà il Green Pass, ma in caso di assembramenti sarà obbligatoria la mascherina. Quest'area Pincio si arricchirà con i nostri vai, con tutti coloro che producono fiori e piante. Primo, per far ripartire anche questo settore che ovviamente ne ha bisogno, ma secondo, per lanciare il messaggio anche a tutti i cittadini della nostra città che è bene tenere la nostra città pulita, e insomma è l'occasione anche per allestire i nostri balconi, le nostre case, e quindi per rendere la città bella. Ovviamente il programma sarà molto ricco, già da oggi la città comincia a prendere forma e allestimento grazie ai vivai della nostra città, quindi la città lungo Corso Matteotti, via Arco d'Augusto, avrà questi enormi vasi con fioriti. Ma non solo, perché i negozi della città si abbelleranno con gli adesivi e i gadget forniti dall'azienda Nautilus, che sta seguendo la grafica e l'allestimento. Non mancheranno poi iniziative dedicate ai più piccoli a cura di cartone, che proporrà laboratori di pittura e attività di manipolazione giocando con gli elementi della natura, il tutto accompagnato dalle letture grazie alla nuova Mimo Bike del sistema bibliotecario di Fano. La parte musicale, invece, è coordinata dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Saranno 4 i concerti il sabato e la domenica alle 17.30 e alle 19.30 negli stessi locali che hanno aderito al Mercoledì degli Artisti. Abbiamo ricevuto l'invito dall'assessorato al turismo per unire fiori e musica. E devo dire che è venuta abbastanza facile questo connubio, anche perché ho scelto degli artisti del territorio di grande valore. Avremo 2 cantanti importanti, Valentina Riemma e Cecilia Rossini, e poi avremo 2 formazioni dell'Orchestra Sinfonica Rossini, il duo De Felice Alessandro al violoncello, Franca Moschini al pianoforte, e il trio Fabiola Santi al flauto, Silviotti Colombo al violoncello e sempre Franca Moschini al pianoforte. Quindi degli artisti che si cimenteranno in queste tematiche. C'è davvero tanto, dalle canzoni al fiorire, rifiorire, le dediche, i colori. E insomma, sarà sicuramente una festa corredata dalla musica, nel segno dell'allegria e del valore qualitativo della musica.